appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Grande parata dell'estremo difensore. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. E fa colpire di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Tocco preciso. E trova bene il compagno. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Trippier è stato provvidenziale, ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Può colpire! Grande occasione ma palo! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Modric cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Lungo passaggio in avanti. Arriva Bale. Bale non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Ecco il filtrante per Lacazette. Questo errore potrebbe essergli fatale. Immobile. C'è la palla lunga in avanti. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Aia, Mbappé! È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. C'è il retropassaggio. Prova a scavalcare. Tenta la conclusione. E c'è il gol del Paris Saint-Germain. Ed è il primo gol della gara. Ha letto benissimo la situazione. Depositato il pallone in rete. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Il Paris Saint-Germain si porta in vantaggio. 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Dunque, rimessa laterale. Modric. Lacazette. Palla filtrata per Bale. Bale ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Insigne. Ecco il filtrante per Lacazette. Lorenzo Insigne aveva pescato magnificamente il compagno. Lacazette non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Occasione per Bardi. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. Splendida reazione del portiere! È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Questo errore potrebbe essergli fatale. Mbappé!
avversari possono solo prendere un numero di targhe a questo punto. La conclusione è stata bella, ma è l'idea di giocarla così che mi ha entusiasmato. Il Paris Saint-Germain può gestire un comodo vantaggio di due reti. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. La Lazio, calcio di punizione. Calcio di punizione, siamo in posizione defilata. La butta via e fa respirare la difesa. Lindelof ha capito tutto. Lorenzo Insigne fa avanzare l'azione sulla fascia. Cerca lo spunto. Non è lungo, in verticale. Qui può partire il contropiede. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Gioca una palla lunga. Si libera la grande. Immobile. Un 1-2 veramente da KO. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile. Ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. 3-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Vardy prevale, recupera palla. E c'è un bel pallone in avanti. Può andare! Mbappé! E il pallone finisce a rete. Sembrano avere il totale controllo della gara. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. Questo è un giocatore immarcabile. Non riescono a fermarlo in nessun modo. Partita saldamente nelle loro mani. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. C'è spazio, occhio! Prova a verticalizzare. Ottimo passaggio, deve tirare. Cerca l'uomo là davanti. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Passaggio prevedibile. Ci vuole qualche idea più brillante. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. L'allenatore si sarà sicuramente fatto sentire negli spogliatoi. Ora sta ai giocatori dimostrare di aver capito cosa devono cambiare per poter rimettere in piedi questa partita. È libero di creare pericolo. Modric, ecco il filtro, cerca il tiro. Un palo clamoroso! Sbroglia la situazione. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. La gioca in profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova la verticalizzazione. Niente da fare, non passa. Allarga il gioco a destra. Insigne. Riceve il passaggio. Può concludere. E c'è il gol. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Che tiro pazzesco! Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta, una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare.
con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. Mostrano un buon controllo del gioco. Bardi può calciare, c'è un po' pronto al tiro. E da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. E Sharawi. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Bardi, Mbappé, ecco filtrata per Immobile. Lorenzo Insigne. Pericolo. Tiro del tutto fuori bersaglio. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. Pembe. Prova a giocarla in profondità. Cerca di pescare il compagno col filtrante. C'è la casette. Lorenzo Insigne. La casette. Grande occasione. Riesce ad intercettare. Gomez. Lungo passaggio in avanti. Matic. Una scivolata abbastanza dura. Intervento duro ma corretto. El Shaarawy. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Possibili qui, deve tirare. Ecco il gol! Ecco il gol! Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. Un gol facile facile, anche troppo direi. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Quarto gol, ha fatto poche. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Hanno già riconquistato palla. Palla in avanti verso il compagno. Bardi. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali ma non ha avuto fortuna. La mette in avanti, c'è la casette. Se ne va. Palla di nuovo sotto il loro controllo. La casette. Alejandro Gomez. C'è la palla lunga, in avanti. Cercano un'azione veloce. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Cerca l'uomo là davanti. Ecco il filtrante per Lacazette. Occhio, può andare. Lacazette! Pallone velenoso questo. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. Bale. Oxlade Chamberlain, autore di un assist oggi. Pallone lungo in verticale. Copertura attenta. Hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Kerrer riconquista la palla. Immobile. Mbappé. Chiesa. Alejandro Gomez. Palla in profondità per il compagno. Un tackle energico.
prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Scodella in avanti. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Lindelof. Matic. È davvero una bella serie di passaggi questa. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Un altro fuorigioco segnalato da guardalinea. Matic. Lorenzo Insigne. Oxlade-Chamberlain. Occasione per il contropiede. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Certo, l'allenatore non può essere soddisfatto di questa partita, ha avuto qualche occasione la sua squadra, ma alla fine gli avversari sono stati nettamente superiori. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale. Una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. Non ci resta più molto tempo. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che complesso magnifico!
È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'arbitro ha già dato via le danze. La cassette! E la palla entra in rete! Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete.
Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici. E la palla entra, autogol clamoroso! E qui anche sfortuna, può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. È entrata, l'ha infilata nella sua rete. È un gol così, Fabio, proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione. Autorete incredibile! Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Vardy! Può metterla in mezzo. Alejandro Gomez. Occasione per... Prova il tiro! E c'è il gol! Che gol! Mica male! Davvero mica male! La Lazio comincia malissimo la gara. Lungo passaggio in avanti. E la palla entra, autogol clamoroso! E qui anche sfortuna. Può succedere, Però un regalo così non andrebbe fatto. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Moussa Sissoko. Ecco Vardy, vede la porta. McTominay. Chiesa. Lorenzo Insigne. Kerer. Mbappé.
Bardi. Lorenzo Insigne. È davvero una bella serie di passaggi questa. Insigne. Kimpembe. Trova il compagno in ottima posizione. Cerca lo spunto. Riesce ad intercettare. Ottimo disimpegno. Fondamentale. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non riesce a mantenere il possesso. Mbappé può tentare la conclusione. Ottima idea, pessima esecuzione. Ha cercato di sfruttare l'elemento sorpresa, ma non ha colpito bene il pallone. Si libera la grande. Tocca in avanti. Colpisce. E c'è il gol della Lazio. Sono di nuovo in vantaggio. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Filtra la palla in profondità. Attenzione, grande chance. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. McTominay. Sulla destra. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Trippier si è fatto trovare pronto. Non impensierisce la difesa. Trippier. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Matija Nastasić. Buona dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. C'è la palla lunga, cerca il tiro. La palla va sul palo. Luis Gustavo prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Mbappé, occasione per Bardi. Ha solo il portiere davanti a sé. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. E passa. Qui può partire il contropiede. Alejandro Gomez. Mbappé. Pronto al tiro. La sfera è in porta. Hanno trovato la parità. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Hanno ritrovato la parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca. Lorenzo Insigne. Trippier. Di forza. Gioca una palla lunga. Provano a partire in velocità. Prova a giocarla in profondità. McTominay. Chiesa. Posizione irregolare però. Occasione per Bardi. Pallone lungo in verticale. Ottimo il fraseggio. Ecco il filtrante per Lacazette. La Lazio riprende subito il possesso della sfera. Kerer. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Occasione per Bardi. Ottimo pallone in profondità. Da lì può concludere. Ma che bello! Il movimento è stato perfetto.
si è fatto trovare pronto e ha segnato. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. E passano in vantaggio. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Lorenzo Insigne, la cassetta in fuori gioco. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molti da fare. Squadra a riposo. Il primo tempo è stata un'altalena di emozioni. Interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire. Iniziano i secondi 45 minuti. La Lazio ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Miracolo di Sergio Rico. Alejandro Gomez, Pardi, pericolo in aria. Ecco il tiro! Un tackle energico, può crossare in aria. Trova il compagno in buona posizione. Attenzione al tiro! Buffa l'estremo difensore! Ora doppio vantaggio per lui. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo e adesso la gara entra nel momento più delicato. Modric. E no, niente, è finito in fuorigioco. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. C'è un doppio cambio. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Riceve un pallone interessante. Immobile. Mbappé ha cercato il pallone profondo, ma il compagno non ci è arrivato. Insigne, alla peggio nello scontro di forza. Ecco Vardy. Mbappé! La Lazio si salva in questa occasione. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Delaney, c'è la casetta. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Florenzi, oggi autore di un assist. Alejandro Gomez, ottima pressione la sua, palla recuperata. La gioca a sinistra. Delaney. Vardy lancia il compagno in profondità, ci mette il fisico e conquista il pallone. La Lazio riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Un intervento fondamentale, erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Ecco il filtrante per la cassetta. Scodella in avanti. Modric che conquista la palla. Ecco il filtrante per la cassetta. Immobile. C'è la palla lunga in avanti.
Delaney si fa vedere per ricevere. C'è un bel pallone in profondità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è la casetta. Delaney ci mette il fisico e conquista il pallone. Alejandro Gomez ha già lasciato il segno oggi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. McTominay. La casetta. C'è Lorenzo Insigne. Ecco il filtrante per la casetta. Occhio, può andare. Occhio al tiro. E il pallone finisce in rete. Sono stati bravi. Hanno sofferto. Hanno creduto di potercela fare. Hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. La casetta. Kerr. Di forza. Ecco Immobile. La casetta. È riuscito a passare. Palla filtrata per Bale. Grande occasione. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Kerr era ben posizionato e intercettato il pallone. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Bale lotta ma perde l'equilibrio. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Vardy guadagna metri. Occhio al tiro. Si era creato una buona occasione del dribbling, però non l'ha concretizzata. Beh, se non altro il pubblico sembra aver apprezzato il tentativo. Incornata. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Bale, intervento energico, ha la possibilità di andare verso la porta. C'è la casetta. Bale, non c'è molto ancora da giocare, appena due minuti. La casetta. Insigne. C'è la casetta. Modric. Vale come un gol. Non c'è più tempo, finisce qui. Sembravano avere la partita in pugno oggi. Sono arrivati poi però dei cali di tensione imperdonabili, che tra l'altro hanno determinato la sconfitta. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Una vera disfatta per loro. Avranno molto su cui riflettere nei prossimi giorni. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Ricambio i ringraziamenti.